Sono sicuro che si è sempre più attenti a quello che si può perdere piuttosto che a quello che si può ottenere. E la paura del futuro e la conseguente instabilità economica è qualcosa di reale. E a volte ci si accontenta di non avere aspettative o di vivere in un posto che è stretto per noi. Ma dentro si ha sempre una voglia di farsi sentire, ne sono sicuro, e di valere qualcosa. E qua dentro c'è tutto. Se non sai ascoltare, chiudi questo video. Io pagherei oro per farmi sentire, pensare al dopo, vedere l'ignoto negli occhi di chi non ha niente da dire, riuscire a capire il proprio posto in un mondo di attese, di turni, di file, che pur di riuscire a fuggire dai limiti aumentano i lividi e le medicine. Mi chiedo se ho torto, ma io do un rapporto, non cerco un accordo. Che cosa mi hai tolto dentro? Mi è morta una parte, come un aborto. In fondo quel soldo che uccide, che muove le masse, le porta giù a fondo, rinchiudono il latte nei cerchi di giotto, famiglie con tasse che stringono il collo. Riparto da zero, lo faccio per me, scordando chi ero, così meno debole. Come ogni ragazzo, cercando il suo spazio, è un gioco d'azzardo, sì. Vivere meglio da uomo medio, senza l'intento di stare in centro. Sai che è più triste veder morire un sogno che morire davvero. Vivere meglio senza quel senso di un debito in sospeso con se stesso. Sai che è più triste veder morire un sogno che morire davvero. Io, ora che è tardi, ti trovi da solo senza tutti gli altri. Hai provato ad omologarti riuscendo magari a trovare consensi. Oltre tutte le cose, gli amici, la disco la sera. Sai bene che menti, lo so, pagheresti per farti ascoltare come se di anni non ne avessi 20. Mi tatuerei Dio per accollargli tutti i miei pensieri, avere per sempre un capo espiatorio. E poi se va male per chiedergli Cristo dov'eri. E poi sono io la radice di tutti gli stessi problemi, che in fondo già dirlo è una soluzione d'un modo. E non starsene zitto, in fondo capirlo, no, non è sentirne il bisogno. Se piango lo dico, lo dirò a mio figlio. È da un po' che non me ne vergogno, cazzo se lo dico. Tenere dentro e non tenerne conto forma un mostro e torna contro. Ma l'hip hop non è mai morto, no. Mi parto da zero, lo faccio per me, scordando chi ero, così meno debole. Come ogni ragazzo, cercando il suo spazio, è un gioco d'azzardo, sì. Vivere meglio da uomo medio, senza l'intento di stare in centro. Sai che è più triste veder morire un sogno che morire davvero. Vivere meglio da uomo medio, senza l'intento di stare in centro. Sai che è più triste veder morire un sogno che morire. Ti ringraziamo veramente tanto per essere arrivato sino qui, per aver ascoltato. Siamo certi che gli artisti, i ragazzi che oggi ci sono nel panorama musicale meritino
di essere ascoltati perché hanno veramente tante cose da dire e a volte manca a loro lo spazio per poterlo fare. Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare questo contributo. Qui trovi contenuti musicali che sicuramente potranno piacerti. Grazie ancora per il tuo ascolto e alla prossima.